Questo luogo sacro, molto venerato nel Medioevo, in epoca precristiana fu probabilmente dedicato al culto della misteriosa Dea Vacuna, divinità venerata dagli antichi Sabini, protettrice delle messi e dei boschi. Nell'alto Medioevo il culto pagano venne sostituito da quello cristiano. La grotta consacrata a San Michele Arcangelo, il cui culto si diffuse nell'Italia centro-meridionale all'epoca della dominazione longobarda. Il santuario si trovava infatti nel Ducato Longobardo di Spoleto. Una suggestiva scalinata di roccia, che sale per circa 20 metri di altezza, porta fino al piccolo balcone naturale che fa da ingresso alla grotta. Una cavità naturale scavata dall'acqua nella parete calcarea. Entrando si vede subito l'altare, sovrastato da un ciborio affrescato da due strati sovrapposti di pittura, di cui quello più antico di pregevole fattura. Sulla fronte del ciborio è raffigurato l'Agnus Dei tra due personaggi, forse Mosè ed Elia. Sull'archivolto il Cristo benedicente circondato dai simboli dei quattro evangelisti, l'angelo di Matteo, il leone alato di Marco, il toro di Luca, l'aquila di Giovanni. Sul fondo della lunetta la Vergine con bambino. Altare, ciborio e gli affreschi dello strato più antico si possono far risalire all'XI secolo, datazione che trova riscontro nel racconto della profanazione del vescovo Giovanni e della successiva ricostruzione da parte di Berardo. Sulla parete della grotta, verso la finestra, due dipinti risalenti al basso Medioevo, una Madonna con il putto, un San Michele nella splendente corazza dorata. Nella parte più profonda della cavità, al centro di un'abside naturale, si poteva scorgere la statuetta della Dea Pagana. La grotta è viva e il carsismo, tuttora in corso, come si vede dalle escrescenze umide sulla volta e sul pavimento.